Siamo qui oggi 23 settembre per il Disability Pride Italia 2023 e prendiamo un po' di interviste dai partecipanti alla manifestazione. Partiamo subito con il rappresentante dell'AISA, Carlo Rossetti. L'AISA, ricordiamo, associazione per la sindrome atalassiche. E volevo farle qualche domanda, appunto, questo è il suo primo Pride o ha partecipato già ad altri Pride? Penso che dalla prima volta sono con il Disability Pride, per cui sono tante volte ormai che manifestiamo insieme. E com'è questa esperienza? Come mai avete deciso di partecipare al network? Perché noi praticamente facciamo tutto ciò che riusciamo a fare per far conoscere le esigenze delle persone con disabilità. E soprattutto vogliamo che nulla venga deciso senza di noi, a qualsiasi livello. E quindi ogni occasione è buona, questa è bellissima, no? Perché proprio sotto i palazzi del potere passiamo, no? Io normalmente con il nostro megafono grido: siamo qui di nuovo, siamo tornati, no? Perché dobbiamo ricordargli sempre che noi ci siamo, altrimenti ci chiamano solamente per fare la tappezzeria durante le campagne elettorali, perché fa comodo avere persone con disabilità in campagna elettorale, fa buono, no? Ecco, noi non vogliamo fare i buoni, vogliamo risolvere le problematiche delle persone con disabilità, anche qui a Roma, no? Cioè, non riusciamo a passare su un marciapiede, non riusciamo a entrare in nessun negozio, no? Va rivisto tutto questo, però bisogna fare cultura. E il Disability Pride è una delle occasioni annuali per fare cultura. Grazie, allora buon Pride e buona manifestazione. Ok, grazie anche a voi. Grazie. Sempre forti. Vengo dall'Irlanda. Dublino. Ho incontrato Carmelo a febbraio a Roma. E ho cominciato una parata a Dublino per orgoglio della disabilità a luglio quest'anno. Sì. Yes, so that's what we started a group for this year only, and there wasn't any before, only this year. So we did the first parade this year after meeting Carmelo in Rome in February. So this is the first time. In Ireland, we chose the same date as Chicago, and they do it in July, because July is International Disability Pride Month. But Carmelo says it's too hot in Rome and in Italy to do it in July. So you guys do it now. But we did for the whole month. We have a festival for the arts, and Carmelo did a panel discussion with us, on it with us. So we try to connect with you as much as possible from abroad. So yeah, so I'm really excited to be here for your parade, because you know this is the big one. You've been doing it for so many years, so we've a lot to learn from you. So it's exciting to be here. Thank you for coming. Ricordiamo appunto che il network è fondato da varie anime. Appunto, con noi abbiamo parlato adesso con una rappresentante del Disability Pride in Irlanda, che è venuta apposta per appunto cementare questo gemellaggio. E adesso intervisteremo anche Andrei Ceichin, che è l'organizzatore del Disability Pride Milano. Ciao! Radio 22, e anche documentiamo un po' le persone che gravitano intorno al network, quindi tu sei una persona importante, fondatrice, diciamo, dei Pride in Italia, ho già detto del Disability Pride Milano, e anche tu fa parte anche di un collettivo chiamato Abbatti le Barriere, Disabili Pirata,
E vabbè, spiegaci meglio tu, vuoi presentarti e parlare insomma della tua partecipazione qui oggi. Yes, come diceva Alice, appunto anche noi con il Movimento dei Disabili Pirata e l'associazione Abbatti le Barriere abbiamo cofondato un po' di tempo fa insieme a Carmelo ad altre realtà appunto il Disability Pride Network, e adesso in una forma più diciamo informale che però sta prendendo sempre più un piede diciamo più concreto, e appunto come diceva Martina organizziamo per l'Italia diverse manifestazioni. Appunto in Italia partecipiamo sia a Disability Pride Torino, io in prima persona organizzo il Disability Pride Milano che quest'anno ha visto quasi 2000 persone sfilare per la seconda edizione per le vie del centro fino alla Darsena, e quindi aspettiamo tanti altri amici e amiche ai prossimi due Disability Pride dopo questa edizione di Roma, che sono l'appuntamento con Bologna il 14 e il 15 di ottobre e l'appuntamento con Disability Pride Palermo il 22 ottobre. Mi raccomando, non vi abbattete, ma abbattiamo le barriere. Be pirate in every place. Grazie Andrei, buon Pride. Grazie. Ciao, allora io sono Martina di Radio 32 e volevo appunto chiedervi perché siete qui e che cosa rappresentate, che associazione rappresentate? Noi siamo un'associazione nata da poco che si occupa di varie disabilità, si chiama Il Mondo dei Numeri Primi, è un APS e cerchiamo di elevare in tutte le maniere qualsiasi tipo di disabilità, quindi cerchiamo di far uscire tutti i ragazzi di casa il più possibile, non tenerli chiusi con i vari progetti, progetto autonomia, progetto LIS, progetto taxi per la disabilità e agenzia dell'amicizia. Per il momento abbiamo questi progetti, poi ecco siamo nati a giugno, quindi speriamo piano piano. E la biblioteca della disabilità, dove si occupano i nostri ragazzi di riorganizzare libri. È la prima volta che venite al Disability Pride o già siete venuti altri anni scorsi? Come associazione è la prima volta, tu sei mai venuta con Jacopo altre volte? No, è la prima volta anche per noi, però per noi è importante oggi essere qui prima di tutto per incontrare anche altre realtà e anche insomma per provare il territorio, no? Cioè, per dimostrare comunque alle istituzioni che il territorio non è ancora adeguato. No. Alle disabilità, insomma, che i nostri ragazzi hanno la necessità di essere liberi di battere il territorio. E siete di Roma e volete lasciare qualche contatto per chi vuole magari saperne di più sulla vostra associazione? Ecco il nostro contatto, Mauro. Noi siamo l'associazione di Guidonia, che è in provincia che, di Roma. Diciamo, si occupa del territorio di tutta la valle dell'Agnene, quindi comprende Tivoli, Castelmadama, Ceciliano, e sui nostri volantini e sul nostro pagina Facebook e Instagram ci sono tutte le indicazioni per i contatti. A breve usciremo col nostro sito Il Mondo dei Numeri Primi. Sarà in allestimento, insomma. Siamo un'associazione neonata. Va benissimo, grazie, buon Disability Pride. Allora, continuiamo le interviste ai partecipanti della manifestazione di oggi e qui abbiamo una rappresentante dell'AMPI. E come mai avete deciso di partecipare al Disability Pride, le motivazioni che vi hanno spinto e insomma se vuoi parlarci un po' appunto dell'AMPI o anche dei prossimi incontri che ci saranno. Ok, ciao, appunto l'AMPI è l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Noi partecipiamo da sempre al Disability Pride perché crediamo che appunto la convivenza, l'inclusione sia un valore fondamentale, perché è anche uno dei valori che ci sono nella nostra Costituzione, in particolare nell'articolo 3. Quindi per noi essere qua oggi è sicuramente una testimonianza di difesa della Costituzione, di difesa dei diritti e di difesa dell'inclusività di tutti e tutto, come si dice adesso, e difenderemo sempre questi valori, quindi noi ce ne facciamo proprio quasi un punto d'onore ad essere qui accanto appunto al Disability Pride e a partecipare. E ovviamente noi per questo è un anno, questo il 2023 e il 2024 sono per noi anni importantissimi perché sono iniziati gli 80esimi della Resistenza. L'8 settembre abbiamo festeggiato gli 80 anni della Resistenza, il 25 aprile festeggiamo gli 80 della Liberazione e nelle prossime settimane appunto ci saranno un sacco di incontri, in particolare
particolare il 7 ottobre incominciamo la mattina con l'omaggio ai carabinieri deportati prima della deportazione degli ebrei a Roma durante il fascismo, durante l'occupazione, e poi continuiamo con una grande manifestazione nazionale a cui aderiamo, che è appunto la Strada Maestra, a cui andiamo per difendere ancora una volta la Costituzione e i valori della Costituzione. E anche noi saremo presenti il 7 ottobre insieme all'AMPI e ad altre associazioni che, per difendere la Costituzione, ed è importante, questo rafforza ancora di più il concetto di network e di fare rete per lottare insieme per diritti che dobbiamo pretendere, di appunto autonomia e anche libertà. E quindi grazie per per la vostra presenza. Grazie e buon Pride. Grazie. Ciao, io sto raccogliendo qualche appunto intervento sulla manifestazione di oggi tra i partecipanti. Puoi spiegarci chi sei e perché sei qui oggi? Allora, noi siamo un gruppo che ci vediamo ormai da qualche anno, abbiamo iniziato a riunirci in rete diciamo alla fine del lockdown. Ci chiamiamo Rete Nazionale dei Congressi per la Salute. Siamo tutte realtà a livello nazionale che lottano per il diritto alla salute e per la sanità, per una sanità giusta. Appunto, la salute non è merce in ogni senso, nel senso che la salute oggi noi abbiamo capito che riguarda tutto, riguarda avere un giusto reddito, ci sono siamo salari sotto il minimo, una casa, un'istruzione giusta, un servizio sanitario nazionale che curi veramente le persone, non che è diventato come quello di oggi, che fa solo profitto e è solo aziendalizzazione, e una città appunto che sia a misura di, tra virgolette, tutti, tutte e tutto, come direbbe una di meno. Quindi siamo qui perché anche noi vogliamo dire con orgoglio, disabili o non disabili, diversamente abili, ma siamo tutti, diciamo, siamo tutti qui con orgoglio, e vogliamo un mondo più giusto, ecco. Grazie per la partecipazione e buon Disability Pride. Grazie. E siamo del Disability Pride di Torino, qui oggi al Disability Pride nazionale invece di Roma ci siamo io, Diana, Marco Andriano e Alessia Vulpin dell'associazione APRIODV, che è un'associazione che si occupa di persone con disabilità visiva, ma è una delle 17 realtà che a Torino ha realizzato il primo Disability Pride nella nostra città. Siamo qui perché condividiamo ovviamente il messaggio che il Pride vuole portare, cioè di portare corpi differenti, menti divergenti nelle strade, farle vedere, riconoscerne l'esistenza come più grande minoranza presente nel nostro paese, non solo, per farci sentire il più possibile in più città d'Italia. Sì, sicuramente non è stato semplice organizzare il primo Pride a Torino, far nascere un movimento così grande con delle aspettative e delle ambizioni così ampie, è sicuramente impegnativo. Sicuramente il fatto che siano state più di 17 realtà a collaborare attivamente alla realizzazione dell'evento è stato fondamentale e ha reso possibile tutto ciò. Anche le istituzioni comunque sono state tendenzialmente dalla nostra parte, ed è stato necessario, è stato indispensabile per la buona riuscita dell'evento, che comunque ha visto più di un migliaio di persone, diversi ospiti, e quindi per noi è stato un grande successo, essendo anche la prima esperienza, e l'anno prossimo speriamo possa venire ancora qualcosa di più grande, più inclusivo, più partecipativo per tutti. Grazie, allora buon Disability Pride Italia e a fra poco. Allora, un'altra componente importante del Disability Pride Network è appunto l'intersezionalità, e quindi con noi c'è anche il presidente del Circolo Omosessuale di Cultura Omosessuale, Mario Mieli, appunto, che organizza il Pride Roma, e vogliamo appunto chiedergli come mai partecipa al Disability Pride e parlare un po' del gemelleggio che c'è tra queste due grandi manifestazioni. Allora, sono felicissimo, questo è il mio primo Disability Pride e come vedete anche dalla maglietta che indosso, questa era la maglietta del Pride, ci sono anche delle persone con disabilità all'interno di questa immagine, e quindi già abbiamo iniziato una collaborazione, diciamo, quantomeno a portare il tema dell'intersezionalità delle lotte, quindi le lotte della comunità LGBT e le lotte delle persone con disabilità, che secondo noi sono lotte
totalmente sovrapponibili, perché appunto mirano ad abbattere barriere e pregiudizi. E quindi proprio in questo senso anche in questa immagine abbiamo voluto raffigurare questo pezzo di società che spesso viene dimenticato, viene non visto, questa forse è la parola giusta. Quindi oggi ci riprendiamo le strade, via del Corso, la strada principale di Roma, più storica, più importante, proprio per farci vedere. E questi sono i valori del Pride, i valori di questa manifestazione. Grazie al presidente Mario Colamarino e buon Disability Pride. Ciao. Disability Pride. C'è qui Marco Furfaro, del deputato del PD, e vuole parlarci un po' del motivo per cui ha deciso di partecipare al nostro Disability Pride. Siamo qua in piazza perché penso che è un mondo colorato in cui le differenze siano da amare, perché le differenze fanno la normalità, e perché penso che un'Italia in cui la disabilità che ognuno di noi ha, perché tutte le persone hanno qualche disabilità, chi più chi meno, serva un paese in cui tutto questo non solo sia accettato, ma sia a misura di ogni persona. Per questo servono politiche che non confinino la disabilità in un ghetto, trattate in maniera paternalistica, ma servono invece politiche che guardino a tutto questo come ogni persona con le sue singole peculiarità e come i suoi singoli progetti di vita. La normativa italiana spesso è stata avanzata anche rispetto ad altri paesi d'Europa. Adesso è il momento di mettere in pratica tutto questo, e manifestazioni come questa, in un mondo in cui spesso si odia gli altri, si odiano le differenze, si odiano le persone che non vengono addirittura considerate normali, sono manifestazioni belle, perché sono l'Italia che ama, che osa, che sogna, che non ha paura e che soprattutto deve costruire e amalgamare se stessa secondo appunto le peculiarità che ognuno di noi porta. È qui con noi il presidente dell'ottavo municipio Amedeo Ciaccheri, che è intervenuto quest'oggi alla manifestazione, e ringraziamo per la sua partecipazione, ma vogliamo chiederle perché ha deciso di aderire, insomma, personalmente a questa manifestazione e insomma le motivazioni che l'hanno spinta a appoggiare questo Pride. Allora, intanto grazie, ma io anche quest'anno non potevo non esserci al Pride, è qualche anno che insieme partecipiamo a questa manifestazione che deve crescere e crescere sempre di più dentro la nostra città e in tutta Italia. L'ha detto anche il presidente Mattarella nel corso degli ultimi giorni, servono azioni concrete più che tanta retorica sul tema della disabilità, e penso che riuscire a cambiare in qualche modo il punto di vista della città parte da una manifestazione d'orgoglio per chi si sente in qualche modo escluso dentro la città, ma sa di poter costruire delle reti di alleanze. Alleanza per la trasformazione del contesto urbano, alleanza per i servizi che mancano, alleanza anche per una inversione culturale di cui abbiamo bisogno nel nostro paese. Ci sono venti brutti che soffiano in tutta Europa e nel mondo, venti di disgregazione, venti di ghettizzazione, l'abbiamo sentito nel corso di quest'estate anche in alcuni paesi veramente vicini all'Italia. Beh, adesso che c'è un governo che forse si potrebbe far affascinare da altre forze di destra reazionarie in giro per l'Europa, una manifestazione come questa diventa ancora più importante, perché costruisce coalizione di intenti per cambiare la città, per cambiare questo paese e cambiare la cultura, per veramente un mondo per tutti e tutte. Allora, stiamo raccogliendo interventi da tutti i partecipanti al Disability Pride Network. Puoi presentarti appunto ai nostri ascoltatori. Io sono Martina Pasquali di Radio 32. E perché è qui, e insomma, se vuole descriverci un po' le impressioni su questa manifestazione. Allora, intanto non è la prima volta che vengo al Disability e sono felice di tornare anche quest'anno. Per la prima volta sono qua non solo come consigliera regionale di questa regione del Lazio, ma anche come coordinatrice della Segreteria Nazionale del Partito Democratico e con delega al terzo settore e al rapporto con le associazioni. E cioè, partiamo dal fatto che qua c'è un pezzo di mondo che non solo ha delle domande da fare alla politica, ma anche tutta una serie di risposte già confezionate che possono essere utili da mettere in carreggiata. Qui voi e noi insieme a voi diciamo una cosa, che c'è da avere un sguardo e quindi un'azione trasversale sulle politiche per le persone disabili, che tengano insieme chi è disabile con chi non lo è, no? In quel concetto di normalità che tutti ci deve tenere insieme. E quindi su tutte le materie, nessuna esclusa, stringiamo le forze, lo facciamo a partire da un Pride che in fondo vuol dire siamo qua, ci facciamo vedere perché insieme vogliamo vivere felici.
Grazie, stiamo cominciando. Buon Disability Pride. Grazie anche a voi. Siamo il Disability Pride, Disability Pride 2023, ottava edizione della manifestazione nazionale per l'orgoglio, per i diritti delle persone con disabilità, che sono i diritti di tutti. Presente qui in Piazza del Popolo ci sono anche il mondo dei numeri primi, che abbiamo sentito alcune testimonianze, e qui con noi adesso c'è il Presidente. Ci vuoi parlare un po' dei progetti che avete in cantiere? Assolutamente sì, intanto ringrazio di questa grande opportunità. Noi abbiamo bisogno di farci conoscere, ma soprattutto tutti hanno bisogno di dare il loro contributo per quanto riguarda la fragilità. Noi cerchiamo sul nostro territorio, partendo da Guidonia fino ad arrivare ai comuni di Siciliano e quant'altro, quindi tocchiamo Tivoli, Asselmadama, Sant'Angelo, abbiamo già degli associati, abbiamo più di 25 ragazzi, cerchiamo di colmare a quelle lacune, e comunque le istituzioni, malgrado tutto, non ce la fanno. Il nostro associarsi è quello di cercare di regalare a questi ragazzi tutta una serie di progetti, come il progetto dell'autonomia, il progetto praticamente dell'amicizia, e poi una sorta di agenzia matrimoniale, perché questi ragazzi durante il giorno fanno mille attività, ma la sera restano sempre soli. Quindi con un profilo attento li facciamo uscire a coppia, cercando anche di regalare emozioni. Poi abbiamo praticamente la biblioteca per l'ente, e consente ai familiari da subito di poter consultare dei manuali attualissimi. Quando nacque mio figlio, io sono genitore di un ragazzo con la sindrome di Down di 22 anni ad oggi, consultavo manuali scritti 30 anni prima. Poi abbiamo il taxi per l'handicap, abbiamo tutta una serie di progetti, come anche conoscere le sorde e la loro importanza, eccetera eccetera. Quindi vogliamo assolutamente cercare di tenere ben presente che sono ragazzi e assolutamente devono essere maggiormente stimolati, sono speciali, ma lo siamo tutti, pur non dimenticando mai, e sono ragazzi e con le loro fragilità sono, come dire, io dico sempre, mi consentite il termine, viaggiano o freno a mano tirato. Ecco, noi dobbiamo assolutamente sostenerli, appoggiarli e fare in modo che loro gratuitamente possano andare avanti con stimoli adeguati. E poi un messaggio che vorrei dare a tutti, a tutta la collettività, a tutte le persone che ci ascoltano: aiutateci a portare la disabilità fuori di casa. Perché ancora oggi, nonostante tutto, nonostante iniziative così brillanti, nonostante voi che fate un lavoro eccezionale, c'è ancora gente che vive il mondo dalla finestra ed è inaccettabile. Grazie per la sua testimonianza e per quello che ha detto, insomma. Grazie. Buon proseguimento e speriamo di vederci l'anno prossimo. Certo. Lo stand della CGIL, e adesso parliamo con il presidente Natale Di Cola. E la sua partecipazione qui, quanto è importante, e soprattutto come è andato questo Disability Pride, come le impressioni così a caldo? Una bellissima giornata di lotta insieme al movimento del Disability Pride, le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati e le pensionate, perché c'è necessità di unire le lotte, di chiedere al governo e alle istituzioni un cambio di passo. C'è necessità, come dice lo slogan della manifestazione, di un nuovo modo di vedere la disabilità, perché chi ha una disabilità soffre di più e ha più difficoltà, quindi, e in tanti casi ha diritti negati. Quindi dove ci sono diritti negati c'è il sindacato, insieme possiamo conquistare tante cose. È importante continuare, e per questo speriamo che il 7 ottobre ci sarà una grande manifestazione a difesa della Costituzione. Speriamo di essere tanti e tante per riuscire a ottenere finalmente dei risultati concreti. Ok, grazie per la sua partecipazione. Allora ci vediamo il 7 ottobre e rimandiamo l'appuntamento alla prossima manifestazione di carattere nazionale. Arrivederci, grazie. Sempre qui a Piazza del Popolo, arrivati, stiamo intervistando appunto gli stand che sono presenti qui a Piazza del Popolo, e c'è appunto l'Unione delle Anne Cieche Ipovedenti del Lazio. E qui con noi c'è Simona Fanini, che è il consigliere regionale. Segretario regionale, mi scuso. Allora, la vostra partecipazione qui come sta andando? Cosa pensa di questa manifestazione, e soprattutto se è il primo anno che partecipate, e insomma il Pride come lo state vivendo?
Allora, noi abbiamo partecipato anche lo scorso anno e ecco, siamo qui con non solo l'Unione Italiana Ciechi ma anche con la nostra Agenzia della Vita Indipendente, come potete vedere da quest'altro diciamo roll-up, e perché partecipiamo unitamente al Pungiglione, a Cooperativa Sociale e Cotrad Cooperativa Sociale, appunto all'apertura sul territorio della Roma 5 dell'Agenzia della Vita Indipendente. Per noi è proprio la prima esperienza nell'Agenzia della Vita Indipendente, quindi siamo venuti a portare un nostro servizio cardine, che è quello della prevenzione. Purtroppo il vento non ci dà, scusate, la prevenzione non va in vacanza, è il nostro, diciamo, uno dei servizi cardine dell'Unione Italiana Ciechi. Questa è una campagna che è itinerante su tutto il Lazio, da giugno fino a settembre facciamo prevenzione nelle piazze, e quale migliore occasione di farla proprio qui al Disability Pride, no? Infatti sono venute tante persone che ci hanno chiesto moltissime informazioni. E poi ecco, abbiamo approfittato anche di far conoscere il nostro servizio della vita indipendente in un'occasione così ricca di possibilità di interloquire. Abbiamo anche avuto tanti scambi con altre associazioni, con l'associazione vicina, e con altre persone che sono venute a farci vedere i loro servizi, le loro attività. Ci siamo scambiati i numeri, perché è un momento così ricco di scambio, ma proprio per ideare tutto quello che è inclusività, vita indipendente, possibilità di dare servizi, di dare, ecco, occasione di confronto tra tutte le belle realtà che sono in questa piazza. Sì, un obiettivo infatti del network è quello appunto di creare una rete di supporto, insomma, anche alle associazioni, di farle conoscere, e quindi sono contenta che si sta avverando questa... Sì, si è avverata pienamente. Quest'anno proprio ci ha dato veramente tanta soddisfazione la partecipazione qui. Poi abbiamo incontrato tanti amici dell'Unione Italiana Ciechi e di altre associazioni, con sorelle della FAND, l'AMNIC, l'AMIL, l'ENS, insomma, ecco, è stata una bella occasione di rivederci. Grazie, allora, e buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci. Tra gli stand troviamo anche uno stand di una scrittrice che qui ha due suoi libri, appunto Raccontabili e Nata Viva, Zoe Rondini. E visto che hai partecipato anche al corteo, com'è andato quest'anno? Qualche impressione a caldo su questa manifestazione? Bellissimo! Utile per conoscere altre associazioni, per far sentire la nostra voce, è sempre bellissimo! E dove possiamo trovare i tuoi libri? Allora, i miei libri sono in vendita su internet. Il primo è il romanzo autobiografico Nata Viva, e il secondo l'ho finito, è il saggio Raccontabili, edito da Edison Live. Comunque mi potete contattare anche su Instagram e Facebook. Ciao, Zoe Rondini! Grazie, allora al prossimo anno, spero di vederci anche il prossimo anno. Ciao! Grazie! Sempre a Piazza del Popolo, qui con noi ci sono gli amici del Samba Precario, che hanno animato tutta la manifestazione di oggi. E volete un po' parlarci del vostro collettivo e dove vi esercitate, dove andate, insomma, a esibirvi? Allora, noi siamo, diciamo, la manifestazione di oggi è stata accompagnata non solo dal Samba Precario, ma ad un evento che noi abbiamo chiamato Duca Laga Fest, proprio per il Disability Pride, per cui eravamo noi e anche altri gruppi da diverse parti d'Italia, da Pisa, da Brescia, altri gruppi di Roma. Non era solo Samba Precario, il Samba Precario ha fatto da coordinatore e da organizzatore. Noi facciamo, diciamo, siamo laboratori dell'Agrobax, del centro sociale Agrobax. È un laboratorio aperto a tutti, gratuito, autogestito, autofinanziato. Ovviamente abbiamo, insomma, dei principi anche, diciamo, antifascista, antisessista, antigenere e tutto il resto. E che altro vi possiamo dire? E poi ci vediamo nell'after party all'Agrobax. Sì, noi abbiamo organizzato una roda di samba, ma assolutamente, insomma, poi ci saranno i vari gruppi, ci saranno il DJ set dopo, insomma, noi siamo
in mezzo, va bene? Allora, grazie per la nostra partecipazione e ci vediamo l'anno prossimo. Il terzo anno, insomma, speriamo anche il quarto, va bene? Ciao. Va bene, ciao. Grazie. Grazie.